Salvanos stella maris et regina celorum, quae pura Deum paris. Salvanos stella maris et perubum signaris nesciens viritorum. Salvanos stella maris et regina celorum. O Virgo specialis, Salvanos stella maris, sis nobis salutaris imperatrix celorum. Salvanos stella maris et regina celorum. Buonasera, grazie di essere venuti. Pensavo che ci fossero defezioni più importanti, invece possiamo imputare al freddo, diciamo. Benvenuti al secondo incontro, che sarà più breve dello scorso e riguarderà il secondo canto dell'inferno. Allora, vi ricordo sempre che alcuni di voi mi hanno fermato poi alla fine della scorsa serata, ma chi vuole, anche appena finito il mio breve commento, ecco, se qualcuno avesse domande, curiosità, approfondimenti, vedo ci sono anche poi dei colleghi, quindi questo è il posto e il momento adatto, ecco, quindi sentitevi liberi. Allora, incominciamo. Il secondo canto della commedia, dell'inferno quindi, ha caratteristiche tali, ecco, che lo forniscono di una duplice veste. Quella di introduzione all'inferno e poi quella di introduzione a tutta l'opera. Funzione quest'ultima che assolve assieme con il primo canto, con il quale forma, diciamo, una coppia inscindibile. Abbiamo già visto lo scorso incontro, se vi ricordate, come il primo canto presenti già tutti e tre i regni oltre mondani, no? La selva, la montagna, la luce, quindi l'inferno, il purgatorio e il paradiso, ma diciamo come tre tappe di un unico viaggio, di un tutt'uno, ecco, che Dante come protagonista personale, ma anche come rappresentante di tutta l'umanità deve compiere. Nel secondo canto, invece, quello di questa sera, troviamo già evidenti, espliciti riferimenti invece alla prima cantica, all'inferno. E a questo proposito io ne ho selezionati due. Il primo elemento che ci dice che parliamo dell'inferno è l'invocazione di Dante alle muse e al proprio alto ingegno. E il secondo elemento invece è, diciamo, il riferirsi alla prima parte di questo viaggio, all'inferno quindi, come a una guerra. Procediamo per ordine analizzando il primo. L'invocazione alle muse la si trova già nel settimo verso, cioè nel primo verso della terza terzina, eh? O muse, o alto ingegno, or m'aiutate. Ed è la prova che qui sta cominciando l'inferno. Perché? Perché Dante, diciamo, chiederà l'assistenza delle muse anche all'inizio del purgatorio e poi ancora all'inizio del paradiso. Ma chi erano le muse? E perché Dante si riferisce a loro, si rivolge a loro all'inizio di ogni singola cantica? Nel mito greco le muse erano le nove immortali protettrici delle arti e degli artisti. Ed è per questo che erano invocate dai poeti, ecco, affinché fossero garanti che ciò che essi avrebbero scritto fosse aderente alla realtà. Perché? Perché le nove muse erano le figlie della dea Mnemosine, della memoria.
Vivevano sul monte Elicona, in Beozia, che è una regione a nord dell'Attica, dove si trova Atene. Quindi la mamma, la madre, era la dea della memoria, quindi anche loro erano garanti che quello che il poeta avrebbe scritto fosse effettivamente aderente alla realtà. L'invocazione alle muse è, diciamo, compare fin dall'inizio della letteratura occidentale, perché le troviamo già nei poemi omerici, l'Iliade, l'Odissea, quindi siamo a metà dell'VIII secolo avanti Cristo. E da lì poi questa invocazione diventa un topos letterario, cioè diventa un uso costante della poesia epica e didascalica. L'invocazione alle muse, qualcuno di voi ricorderà, si trova già in Esiodo, che è un contemporaneo di Omero, in Solone, in Virgilio, insomma, in tanti altri autori anche vicini a noi, tra l'altro, perché non so, mi viene in mente Tasso, mi viene in mente Shakespeare, D'Annunzio. Nella commedia, però, dietro la triplice invocazione alle muse, cioè all'inizio dell'inferno, purgatorio e paradiso, si nasconde la precisa volontà di Dante di inserire la propria opera, la commedia, nella grande tradizione epica classica, di cui mantiene, diciamo, le prerogative principali. Quello che ci interessa, cerchiamo di isolarlo, cioè l'epica attraverso le gesta di un eroe, ecco, presentava che cosa? Presentava nomos ed ethos, cioè comportamenti sociali e comportamenti individuali, l'ethos, ecco, che definivano l'identità di un popolo. L'abbiamo già visto forse la volta scorsa anche questo, cioè un greco classico, ecco, imparava come ci si comportava, cosa volesse dire essere un greco, proprio leggendo i poemi omerici. I latini facevano la stessa cosa con l'Eneide, quindi Achille, l'eroe principale dell'Iliade, Ulisse per l'Odissea, Enea per l'Eneide, eccetera, erano certamente eroi, ma erano soprattutto esempi di valori distintivi di un popolo. Ebbene, con il viaggio del suo protagonista, ma possiamo usare gli stessi termini, quindi con il viaggio del suo eroe, Dante, anche la commedia si pone il medesimo fine educativo dell'epica classica, cioè si propone di indicare ai cristiani norme di comportamento generale, il nomos, i nomoi, ecco, che li definiscano come il popolo eletto, il popolo di Dio. Ma nel contempo, però, fornisce anche, diciamo, la ricetta per declinare queste norme generali nella vita, diciamo, privata, soggettiva, ecco l'ethos, ecco, diciamo, l'etica. E il progetto di Dante, capite, è dei più ambiziosi. Ed è per questo che anche lui, come gli autori, grandi autori che lo hanno preceduto, chiede l'assistenza delle muse che lo aiuteranno a, diciamo, a gestire con arte, ecco, la difficile materia dell'inferno. E fin qui ci siamo. Dante fa le stesse cose dei grandi autori epici, così che anche la sua opera sia vista in questo modo, e abbiamo visto quindi che la commedia ha, diciamo, la stessa finalità educativa, didascalica, pedagogica. C'è qualcosa in più però, Dante è sempre innovatore, no? Cioè, dopo la tradizionale, abbiamo visto, invocazione alle muse, la terza terzina, si conclude in modo inaspettato, perché Dante dice: O mente che scrivesti ciò che io vidi, qui si parrà la tua nobilitate. Cosa succede? Succede che dopo aver invocato le muse, la loro assistenza, Dante invita il proprio ingegno, la propria mente, ecco, a dare prova del loro valore, rivestendo letterariamente quello che egli ha veduto, la sua esperienza. Quindi Dante ci dice che cosa?
che la bellezza della forma della commedia, ma anche la veridicità del suo contenuto, non sono solamente frutto dell'assistenza delle muse, come nell'epica classica, ma anche frutto del proprio valore, di cui Dante ha piena coscienza e che Dante, diciamo, non fa mai nulla per nasconderlo. Dante, una sua caratteristica che leggiamo anche dai tanti aneddoti, era certamente la superbia, questo qui lo sappiamo. Tant'è vero che di qui a poco noi non lo faremo, ma ci arriveremo appena prima, nel canto quarto dell'Inferno, nel Limbo, i cinque più grandi poeti in assoluto dell'epica classica riconosceranno Dante come parte del proprio gruppo. Dante dice, sì, che io fui sesto tra cotanto senno. Cioè Dante dice, guardate che i più grandi, i cinque più grandi poeti classici, ecco, riconoscono, ecco, come parte della loro famiglia. Cosa sta facendo Dante? Dante sta, attenzione, sta inserendo se stesso nel canone dei grandi autori classici, cioè nella ristretta rosa degli autori la cui conoscenza è imprescindibile a chiunque si dica letterato. E infatti sempre nel quarto canto, sempre nel Limbo, Dante conversa amabilmente con Omero, che definisce poeta sovrano. Conversa amabilmente con Virgilio, osannato come l'altissimo poeta. Con Orazio, autore di satire. Con Ovidio, con Lucano, insomma, con i cinque campioni della letteratura classica. Potremmo dire con i sacerdoti delle muse. Lui fa parte di loro. Vedete, Dante si guarda indietro. Dante guarda agli autori classici. Dante non pensa di avere esempi a lui contemporanei a cui riferirsi. Pensa di essere il più grande autore vivente, a questa coscienza e a questa convinzione. E quindi, perché si rivolge ai classici? Perché se di qualche aiuto, se mai, si potrà giovare, questo non sarà certamente umano, ma quello delle muse o tutt'al più quello degli autori classici. Questo è un tratto, abbiamo detto, distintivo del carattere di Dante, cioè i grandi personaggi in generale, no? Anche quando non sono umili, comunque, diciamo, in pubblico si atteggiano a falsa modestia. Questo Dante non lo fa mai, scordatevelo. Dante dice sempre chi è e dice sempre che posto ha, ecco, nella gerarchia della conoscenza. Sta in alto. Tant'è vero che nel canto undicesimo del Purgatorio, non per nulla dedicato ai superbi, l'anima del famoso miniaturista Oderisi da Gubbio dirà che, interessante questo, il grande poeta bolognese Guido Guinizelli, il grande innovatore della poesia italiana, venne poi superato dal raffinatissimo Guido Cavalcanti, amico di Dante fino a un certo punto, mentore di Dante, ma poi conclude dicendo che forse è nato chi l'uno e l'altro caccerà del nido. Cioè dice, forse è già nato chi li supererà entrambi. Forse è già nato il più grande poeta di ogni tempo. Ovviamente si riferisce a Dante. Quindi Dante ha piena consapevolezza di non avere eguali. E questo da una parte lo rende di animo altiero e disdegnoso molto, dice il Boccaccio, in poche parole, un antipatico. Così era, era molto snob. Però dall'altra, ecco, gli dà quella forza, ecco, di scrivere in volgare un'opera filosofica, il Convivio, e un'opera enciclopedica come la Commedia. Io vorrei che voi aveste veramente piena contezza, ecco, dell'importanza di questa scelta di Dante. Nel Medioevo il latino era usato per le opere filosofiche,
per le opere scientifiche, perché era l'unica lingua attrezzata della ricchezza lessicale e della complessità sintattica necessaria per esprimere anche le più sottili sfumature del pensiero, del ragionamento. Il risultato inevitabile, però, capite, era la creazione di una cultura accessibile a pochi, cioè solo a chi conosceva il latino, che al tempo di Dante era una lingua che non si parla, che non si parlava più, diciamo, da parecchio tempo. Ma la domanda è questa, quindi, allora. Cosa spinge Dante a sobbarcarsi il compito titanico, diciamolo pure, di adeguare, di riformare il volgare, la lingua parlata quotidianamente dai suoi cittadini, in modo da renderlo attrezzato ad esprimere opere filosofiche, opere letterarie di grande respiro, come il Convivio, come la Commedia. Ce lo dice nel Convivio Dante, che è questa opera sua filosofica, perché il volgare è la lingua delle mugliercule, delle donniciole, cioè della gente comune. Voi capite che qui sta risuonando, ecco, la formazione filosofica di Dante, che si sarà ben ricordato che proprio il primo verso della Metafisica di Aristotele suona «Pantes anthropoi tuoi deinei oregontai physei». «Pantes anthropoi», tutti gli uomini, «physei», per natura, desiderano conoscere. Tutti gli uomini, senza distinzione di censo o di classe culturale, tutti quanti. Aristotele, se avesse avuto davanti qualche mio studente, avrebbe forse capito che questa è una formazione un pochettino eccessiva, ma comunque prendiamola per buona. E quindi Dante che cosa fa? Dante, cioè questa asserzione aristotelica che ogni uomo ha diritto, anzi ha il desiderio di conoscere, fa sentire a Dante letterato tutta la responsabilità del suo ruolo pedagogico e lo convince che la conoscenza, parafrasando Aristotele, Dante lo dice nel suo Convivio, la conoscenza che è il pane di cui tutti desiderano cibarsi, debba essere dispensata a tutti, quindi non solo a chi conosce il latino. Quindi praticamente, ecco qui, la forza di questa scelta dantesca di utilizzare la lingua volgare. Dante inaugura un nuovo modo di trasmettere la cultura, un modo più democratico. Perché? Perché usa un linguaggio accessibile a tutti. Ma non solo, facendo così si fa anche trasmettitore della conoscenza antica, il cui pensiero traduce ai suoi lettori. A chi non sa il greco, e anche lui lo sapeva, il latino. Perché leggendo l'opera dantesca troviamo spesso, come dice lo filosofo, e c'è la citazione di Aristotele. Ecco. Non solo però. Abbiamo detto che Dante è consapevole delle sue doti, delle sue capacità. Si ritiene il più grande poeta, il più grande uomo di cultura dell'epoca. Ebbene, questa sua consapevolezza, la consapevolezza del suo valore come uomo di cultura, gli conferisce anche quella dignità che lo rende capace di quella scelta dolorosissima, ecco, di non scendere a patti, cioè di non accettare le umilianti condizioni poste da Firenze per la revoca del suo esilio. Sapete che Dante dal 1301 fino alla morte sarà esiliato, pena la morte, quindi non rientra più in patria. Firenze che cosa voleva? Bah, Dante sarebbe dovuto rimanere qualche giorno per rientrare, qualche giorno in carcere. Poi da lì, con in testa un ignominioso cappuccio di carta, ecco, a piedi, si sarebbe fatto strada tra due ali di folla, ecco, e fino al Battistero, fino al suo bel San Giovanni,
e lì avrebbe dovuto pagare una multa. Lui, scrive Dante nella dodicesima lettera indirizzata a un suo anonimo amico fiorentino, lui è colui che parla con Virgilio, che parla con Omero. Si definisce in questa lettera vir philosophiae domesticus. È un uomo che ha dimestichezza col pensiero classico. È un uomo nel grembo della filosofia nutricato, dice il Boccaccio. È il più grande uomo di cultura e così va trattato, non come un malfattore. Quindi a queste condizioni io non rientro a Firenze. Pensate Dante, no? Che sospirava questo suo rientro, decide di non entrare se non, diciamo, se non alle sue condizioni, ad un riconoscimento del suo ruolo culturale, che Firenze non gli darà, ovviamente. Tutte queste cose, ecco, ci stanno sotto questi due versi, o mente che scrivesti ciò che io vidi, cioè mente capace, fai vedere, ecco, quanto effettivamente vali. Torniamo al nostro testo. Allora, abbiamo visto che l'invocazione alle muse, che normalmente è posta all'inizio di un'opera epica, qui ovviamente ci dice che siamo all'inizio di qualcosa. Siamo all'inizio dell'inferno. E questa è una tesi che è confortata da un ulteriore passaggio, perché subito dopo Dante dice: ed io sol uno, ma parecchiava a sostenere la guerra, sì del cammino e sì della pietate. Cioè, Dante sta per affrontare una guerra, sta per affrontare una prova difficile, sì del cammino, cioè fisicamente faticosa, ma anche sì della pietate, cioè emotivamente dolorosa. Capite che il riferimento non può essere né al paradiso, né al purgatorio, ma all'inferno. Vedremo la volta prossima che è il doloroso regno. È il doloroso regno. Quindi, questi due passaggi, abbiamo detto, l'invocazione alle muse e il riferirsi, ecco, alla prima tappa del viaggio come ad una guerra, sono certamente argomenti importanti che definiscono questo secondo canto, diciamo, il canto introduttivo dell'inferno. Però, diciamo, questo secondo canto, l'abbiamo visto anche la volta scorsa nell'introduzione, collabora, ecco, con il primo nell'introduzione anche, a introdurre anche tutta l'opera. E se il primo canto, già visto, quindi siete esperti, delinea la cornice strutturale, l'ossatura tematica dell'opera, della commedia, il secondo invece si incarica di presentarcene lo scopo, il perché Dante fa questo viaggio importante. Tra però le diversità strutturali tra questi due canti, il primo e il secondo, una mi sembra evidente e la vorrei accennare. Il primo canto, già visto, quindi parlo di cose note, che presentandoci tutti e tre i regni oltremondani, di fatto va ad anticipare al lettore quello che è tutto il viaggio che Dante dovrà compiere, è, diciamo, caratterizzato dal movimento, dai verbi di movimento. Vi ricorderete, Dante è appena uscito dalla selva oscura. Dante, diciamo, si muove per la piaggia deserta. Dante accenna la salita al monte, salvo poi retrocedere al punto di partenza a causa delle tre fiere. Ma poi il canto, se vi ricordate, finisce con un altro movimento, con l'inizio del viaggio. Dante dice: allor si mosse Virgilio ed io li tenni dietro. Quindi il movimento caratterizza il primo canto. Il secondo è l'opposto. Il secondo è un canto di stasi, cioè il protagonista non si muove di un passo, per tutto il canto non si muove di un passo. E se movimento c'è, e come se c'è, questo movimento è tutto verbale, è tutto di riflessione e serve a motivare il nostro protagonista che
Dopo, diciamo, l'entusiasmo iniziale, alla fine del primo canto, adesso si trova a fare i conti con la propria debolezza, cioè misura le sue forze umane con l'altezza dell'impegno che ha davanti. E che impegno, se vi ricordate, Virgilio gli aveva detto: "E trarrotti di qui per loco eterno", cioè ti farò andare, ecco, ti farò andare, diciamo, nei regni oltremondani. Ma Virgilio dice che Dante è da viltade offeso, cioè che cosa significa questo? Vuol dire che Dante è mancante di quel coraggio che è necessario a chiunque si accinga ad alte imprese, ad imprese importanti. Ma proprio il senso di inadeguatezza che Dante serve, e che è rischiosissimo, perché potrebbe portare a scrivere la parola fine in calce a un testo che è appena cominciato, cioè la commedia finirebbe qui praticamente, porta invece all'unica soluzione possibile, l'intervento della grazia di Dio, la grazia di Dio che sempre va a colmare, ecco, quello che è la povertà dell'uomo, la grazia di Dio che rende l'uomo capace di azioni sovraumane al di là delle proprie forze, che rende l'uomo, diciamo, efficace strumento del disegno provvidenziale di Dio. Donna e gentil nel ciel che si compiange di questo impedimento, ovvio ti mando, sicché duro giudicio la suffrange. Questo è quello che dirà Beatrice a Virgilio, cioè la Vergine Maria in persona, interessatasi a Dante non per la sua grandezza poetica, ma al contrario, per la sua miseria umana, lo aiuta, cioè gli manda in soccorso Virgilio, infrangendo così quella legge divina, ma lei lo può fare, la Madonna, duro giudicio, la suffrage, che stabilisce incomunicabilità tra il regno dei dannati, l'inferno, e gli altri due, quelli dei beati. Vi ricordo che gli spiriti in purgatorio vengono già chiamati anime sante, no? Beati, perché praticamente, se non sono all'inferno, vuol dire che dovranno sostare il tempo necessario per la loro purificazione, ma insomma, il loro porto finale sarà il paradiso. Vi ricordo che dei tre regni della commedia, dei tre regni oltremondani, solo due sono eterni, l'inferno e il paradiso. Il purgatorio andrà a estinguersi, appunto, secondo Dante, quando ci sarà il giudizio finale. Quindi l'ostentazione della propria miseria al fine di recedere, diciamo, dal proposito del viaggio, non è più argomento utilizzabile da Dante, che è chiamato ad un'impresa assolutamente difficile, assolutamente impegnativa, eccezionale, ma adesso a lui possibile, perché è voluta direttamente dall'alto, dalla Madonna praticamente, la quale, mandandogli Virgilio, non solo lo salva dalla selva oscura, abbiamo già visto la volta scorsa, dalla morte, ma, attenzione a questo verbo che è, diciamo, la chiave di volta di questo canto, l'intervento di Maria attraverso Virgilio trasforma Dante in instrumentum gratiae Dei, in uno strumento della grazia di Dio. E infatti il frutto letterario di questo viaggio straordinario che deve fare Dante è importante. Perché? Ma perché darà ai suoi lettori occasione di riflessione, occasione di ravvedimento e quindi di salvezza. Quindi, torniamo ancora a questo verbo, al trasformare. Quindi la trasformazione di Dante da miserrimo peccatore a strumento della grazia di Dio poggia però su una tradizione biblica ben consolidata. Qui Dante non si inventa nulla. Quella tradizione che nella Bibbia, appunto, vede Dio valorizzare quello che è lo scarto degli uomini. Ricorderete che Matteo 21, la pietra scartata perché è giudicata inadeguata,
dai costruttori, hic factus est in caput angoli. Viene scelta da Dio proprio quella pietra scartata come pietra più importante, come pietra che congiunge due muri. Ma anche nel primo capitolo di San Marco, i due fratelli, Simone e Andrea, poveri, umili pescatori, quindi ai margini della società del tempo, si vedono trasformati in apostoli del Vangelo. Facam vos fieri piscatores hominum, dice Cristo. E poi lasciatemi citare l'ultima, che mi sembra molto importante, Maria, una semplice, umile ragazza di Nazaret. Nel primo capitolo del San Luca, nel Magnificat, riconosce che fecit mihi magna qui potens est, cioè colui che può, Dio, ha operato in me cose impossibili ad uomo, cioè cose inenarrabili. E quindi questa grazia che interviene, diciamo rendendo prezioso ciò che è umile, ciò che è uno scarto, questa volta va a bussare alla porta di Dante, che da, ripeto, da miserrimo peccatore con le tre fiere davanti, la lussuria, la superbia, l'avarizia, ecco, viene trasformato proprio dalla grazia in eletto, viene trasformato in profeta. Ma ripercorriamo il nostro testo, che molti di voi hanno letto e vedo che hanno sotto mano. Il canto precedente si era concluso appunto con l'inizio del viaggio, con la partenza dei due poeti. Ma subito dopo, tre passi dopo, ecco, Dante si ferma. Si ferma e chiede a Virgilio di valutare bene, dice, le proprie possibilità, ecco, di portare a termine un compito così alto, così complicato, così difficile, così impegnativo. Poeta che mi guidi, guarda la mia virtù, se l'è possente, prima che all'alto passo tu mi fili. Cioè, valuta bene. Cioè, Dante sa benissimo che solo due persone nella storia hanno avuto il privilegio ancora da vive di fare un viaggio nell'oltretomba. E questo perché? Perché sempre, diciamo, scelte dalla grazia, ecco, a svolgere un compito fondamentale nella storia dell'umanità. Il primo fu Enea. Ricorderete che nel sesto libro dell'Eneide, la sua discesa agli inferi, la sua catabasi, servì a rafforzare, a rinvigorire, diciamo, il suo proposito spento, fiaccato, di raggiungere il Lazio. Se Enea non avesse raggiunto il Lazio, non solo non sarebbe nato l'impero, con la funzione civilizzatrice, moralizzatrice, ordinatrice che l'impero ha nel pensiero politico di Dante, ma nemmeno sarebbe stata fondata Roma. Lo loco santo siede il successore del Maggior Piero. Cioè, non sarebbe neanche stata fondata la città che è la culla del pontefice, è la culla della cristianità, è la sede del pontefice. Quindi Dante che cosa dice? Ecco, che nessun uomo con un briciolo di cervello, con un briciolo di intelligenza, avrebbe qualcosa a ridire su questa, diciamo, su questa eccezionalità, ecco, che è stata data ad Enea, appunto quello di viaggiare nel mondo dell'aldilà. Senza questo viaggio, niente impero, niente Roma. Quindi benvenga. L'altro protagonista di un viaggio ancora da vivo nell'oltretomba fu Lovas de Lezione, cioè San Paolo. La sua in verità non fu una discesa agli inferi, cioè una catabasi, ma una anabasi, cioè una salita al terzo cielo, dove, seconda lettera ai Corinti, San Paolo dice audivit arcana verba quae non licet homini loqui, cioè sentì, ecco, delle parole che non possono essere rivelate ad alcuno. Quindi noi non sappiamo cosa fu rivelato a San Paolo nel terzo cielo, ma certamente quello che sentì gli diede la forza di annunciare il verbo in un momento, diciamo, delicato, quello della fondazione della Chiesa.
Molti di voi si saranno accorti che non c'è nessun accenno a Ulisse, che pure nell'undicesimo libro dell'Odissea incontra le anime dei defunti nella crepuscolare terra dei Cimneri, in questo posto dove c'è sempre penombra, il sole non scende mai del tutto, ma non sorge neanche, insomma. La spiegazione è molto semplice. Dante non ha mai letto l'Odissea. Questo perché non conosceva il greco e non c'erano traduzioni latine di quest'opera. Ed evidentemente questo episodio così importante non compariva neanche nelle citazioni di autori che Dante poteva leggere e nemmeno nei riassunti latini che di quest'opera circolavano. Altrimenti, se Dante avesse avuto contezza, ecco, di questo episodio, certamente avrebbe aggiunto anche Ulisse a San Paolo e a Enea, perché come questi due, proprio nel viaggio dell'aldilà, riuscirono ad avere informazioni importanti sul loro futuro, sul loro destino, anche Ulisse, ricorderete, proprio dalla profezia dello spirito dell'indovino tebano Tiresia, ecco, venne a sapere il modo, il tempo e il luogo della sua morte. Quindi l'accenno a una figura fondamentale della civiltà, Enea, e una figura fondamentale della cristianità, San Paolo, indicano l'intervento di Dio nei momenti cruciali della storia dell'uomo, dove ci sono dei momenti sensibili, importanti, di svolta. Dio interviene, ovviamente interviene attraverso alcuni personaggi importanti, eletti. Quindi, i dubbi che Dante esprime a Virgilio, in realtà, non sono altro che un raffinato escamotage retorico, ecco, per ribadire che anche il suo viaggio, che vedremo alla fine di questo canto, è, consapevolmente accettato e scelto, non sia una sua decisione personale. Infatti continua a ribadire: ma io non ho la forza, io non ho la capacità, ma chi sono io? Ma se fa questo viaggio è perché questo è un volere di Dio, esattamente come è stato volere di Dio il viaggio del fondatore della civiltà romana e ovviamente il viaggio al terzo cielo di San Paolo. Cosa sta facendo Dante? Dante sta accreditando la sua opera come la commedia, come il resoconto di un viaggio provvidenziale, voluto da Dio. E questo lo rende un profeta, cioè uno che scrive la storia per Dio, uno che collabora con Dio alla salvezza dell'umanità. E questo suo ruolo profetico, che verrà ulteriormente ribadito nel canto 27° del Paradiso, quando San Pietro gli dirà: apri la bocca e non nascondere ciò che io non nascondo, cioè scrivi tutto quello che vedi e quello che ti dico, è tutto importante, mettilo nella tua opera. Capite quindi che Dante dice: no? Nella mia opera c'è qualcosa di assolutamente importante. L'abbiamo già visto lo scorso incontro, che Dante nel 25° del Paradiso definisce la commedia opera sacra. Ecco, quindi adesso abbiamo anche spiegato il perché. Allora, con lirica altissima, ecco, il canto incomincia informandoci che è sera, lo giorno se ne andava. È il momento in cui tutto si ferma, in cui uomini e animali dismettono, ecco, le loro fatiche per ritemprarsi. Lo giorno se ne andava e l'aria bruno toglieva gli animali che sono in terra dalle fatiche loro. Ecco, sono versi che infondono una profonda serenità, no? Che promettono ai viventi il meritato riposo dalle fatiche loro, cioè dalle tribolazioni, dagli affanni, dalle fatiche della vita attiva. Qualcuno di voi ricorderà certamente che la sera, ecco, avrà lo stesso effetto di requie anche
sull'anima travagliata del foscolo, no? E mentre io guardo la tua pace, dorme, dorme quello spirito guerriero che entro mi rugge. Ecco. Ma non abituiamoci troppo, ecco, a questo, alla sensazione di calma, di tranquillità che ci danno questi versi, perché subito dopo si cambia marcia. Si arriva, diciamo, a una terzina marziale quasi, perché Dante dice: e io solo uno, ma parecchiava a sostenere la guerra, sì del cammino e sì della pietate. Questo "e io solo uno", ecco, ha una "e" che ha il valore avversativo di un "ma". Ripeto, tutto l'universo si ferma, è sera, ma io invece no, ma io solo uno. Cioè, la requie, la tranquillità, il riposo che è garantito all'intero universo esclude Dante dai suoi benefici. Dante infatti non si riposa, Dante non si ferma, ma anzi si accinge, ecco, ad una impresa, diciamo, difficile, ad una impresa, ad una duplice guerra, quindi, quindi sia fisicamente complicata, ecco, ma anche dell'emotività, la guerra della pietà. Cioè Dante andrà a partecipare, andrà a condividere le sofferenze dei dannati. E poi è questo "e io solo uno", in un certo senso anticipa, suggerisce al lettore la singolarità, ecco, l'eccezionalità del ruolo che ha Dante rispetto invece a tutto il creato, che invece si ferma. Ma allorché Dante viene misurando le proprie forze con l'altezza dell'impegno che ha davanti, è assalito dai dubbi e dice: ma Virgilio, ma pensaci bene, rifletti bene, se ho la possibilità io, ecco, di intraprendere un viaggio così impegnativo nell'aldilà. Virgilio, ricordi, solo due persone hanno potuto farlo: Enea, San Paolo. Ma questo perché? Per il compito eccezionale che Dio aveva dato loro, ecco, nella storia umana. Ma io non Enea, io non Paolo sono, me degno a ciò né io né altri il crede, dice, io non sono loro. Virgilio dice, risponde, che Dante, diciamo, è assalito da quella codardia che molto spesso, diciamo, fa rinunciare all'uomo a compiere alte imprese. Perché? Perché ha paura di tutto. Dice, come un animale che si spaventa quando gli sembra di vedere un'ombra, ma non c'è nulla, come falso veder bestia quand'ombra. Però si accorge anche che è un momento particolare. Cioè Dante è assolutamente demotivato. Se Dante si ferma, non solo muore, perché la lupa è qui davanti, la selva dietro, ma anche la commedia si ferma. Esattamente, quindi non 100 canti, ma diventano due neanche. E quindi, per rimotivarlo, gli racconta come sia venuto in suo soccorso. Cioè gli sta dicendo: guarda che non sono passato qua per caso e ti ho visto in pericolo. Ti spiego bene come la cosa è andata. E dice: io era tra coloro che sono sospesi. Cioè ero nel limbo. Mi ricordo, il limbo è quel luogo dove ci stanno i giusti, i probi, i virtuosi, ma non battezzati. Virgilio è un pagano. Io ero tra coloro che sono sospesi. I limbicoli, gli abitanti del limbo, sono in uno stato intermedio tra i peccatori e i salvati. Non hanno nessuna sofferenza fisica, ma forse una sofferenza più profonda. Hanno la certezza che per loro la salvezza non arriverà mai. Sine pena e sine spe, senza pena e senza speranza, li definisce Benvenuto da Imola nel suo commento trecentesco. Sono sospesi, quindi, cioè sono condannati ad una tragica ed eterna incompiutezza. Questo non è un corso su tutta la commedia, ma sappiate che man mano si scende nella voragine infernale, in questo imbuto, ecco, più le colpe dei peccatori aumentano e più le pene diventano atroci. Ebbene, ne vedremo delle belle,
delle pene tragiche. Eppure io penso che la condizione di questi limbicoli e di questi abitanti del limbo che non hanno nessuna sofferenza fisica sia tra le più penose. Perché c'è la coscienza di non aver fatto nulla di male, c'è la coscienza di sapere che esiste Dio, ma questi qui non lo vedranno mai. Comunque, questo è un altro capitolo. Virgilio dice: io ero tra coloro che sono sospesi, ero nel limbo. E lì, caro Dante, sono stato avvicinato da una donna. Lucevano gli occhi suoi più che la stella. Cioè aveva gli occhi più luminosi del sole ed era bella, ma era tanto bella, ecco che Virgilio si mette a sua completa disposizione. La fisicità, ecco, di questo personaggio che è, diciamo, indicata dalla bellezza irresistibile dei suoi occhi, ecco, la fa una vera donna che sprigiona tutta la sua seduttiva femminilità, gli occhi, cioè Virgilio ce la descrive fisicamente. Il secondo canto è stato scritto attorno al 1306-307 e qui Beatrice compare per la prima volta, poi sparisce. Comparirà per la seconda volta, per assumere il ruolo di guida di Dante nel paradiso, alla fine del purgatorio. Ebbene, tra le due comparse passano circa 10 anni. Ebbene, questa Beatrice qui, con gli occhi splendenti come il sole, così bella che Virgilio ammutolisce, è ancora cronologicamente molto vicina alla donna amata da Dante nella sua gioventù. E della quale mantiene tutta la forza di seduzione. Mentre la seconda Beatrice, quella che comparirà alla fine del purgatorio, è una Beatrice tutto sorriso, tutta luce, tutta beatitudine, veramente differenti. Questa mantiene ancora caratteristiche marcatamente stilnovistiche, cioè ha la capacità di suscitare terremoti affettivi in chi incroci il suo sguardo. Dagli occhi suoi, dice Dante, me lo sono segnato questo, degli occhi suoi, come che ella li muova, escono spiriti d'amore infiammati che ferono gli occhi a qual callor l'aguati. Questa è una delle celeberrime descrizioni che la Vita Nova, l'opera giovanile di Dante, ci consegna, ecco, degli effetti provocati dagli sguardi di Beatrice sulle persone che la incrociavano per via. Cosa dice Dante? Dice Dante che solo dai suoi occhi uscivano dei messaggi d'amore, di passione, infiammati, cioè così forti che come delle frecce ferivano, senza possibilità più di guarigione, chiunque la guardasse. Voi pensate che passione dovette essere quella di Dante per Beatrice se ne descrive, ecco, gli effetti in questo modo. Ebbene, questo è esattamente quello che è capitato a Virgilio, che dopo aver incrociato questi occhi così luminosi, ecco, ne rimane assolutamente sopraffatto e dice: e donna mi chiamò, beata e bella, talché di comandare io la richiesi. Cioè si mette subito a sua disposizione. Ma nella donna stilnovistica, perché questa Beatrice è ancora legata a quella poesia, la carica sensuale che c'è è sempre però parte di una bellezza, di un'armonia complessiva. Infatti qui Beatrice non è solamente bella, gentile nei modi, gentile nel fisico, ecco, ma è gentile nei modi proprio anche. Come beata, lei potrebbe ordinare subito ciò che vuole al dannato Virgilio, che è di grado inferiore, e invece sceglie di iniziare con una captatio benevolentiae, cioè con una lusinga alla quale non avrebbe nessun bisogno di ricorrere, potrebbe ordinare.
O anima cortese mantoana, di cui la fama ancor nel mondo dura e durerà quanto il mondo lontana. Lo sappiamo, no? A un poeta fa piacere essere lodato per la propria poesia. E qui Beatrice non sbaglia un colpo, non ne sbaglia uno. O gentile, nobile, raffinato poeta mantovano, gli dice, la tua poesia è così sublime che la tua fama resterà intatta fin quanto durerà il mondo, quanto il mondo lontano. È bellissimo questo, no? Questo del poeta reso eterno dalla propria poesia, guardate che è un topos letterario di robusta tradizione. Faccio la citazione più famosa, che qualcuno di voi forse se la ricorderà, anzi certamente, che è quella di Orazio nel terzo libro delle Odi, la numero 30, e dice «Exegi monumentum ere perennius», cioè ho scritto un'opera letteraria, la chiama un monumento letterario, più duraturo del bronzo. E poi finisce con mi si accappona la pelle, non omnis morier, quindi non morirò mai del tutto. Cioè Orazio dice anche quando morirò come persona, il mio nome continuerà a vivere nella mente di chi legge la mia poesia. Questo concetto della capacità eternatrice della poesia troverà a casa nostra, ecco, la sua più alta celebrazione in quell'opera così sublime che non ho tema di definire sacra, I sepolcri del Foscolo. Anche lì, la poesia rende eterni i personaggi, la storia, gli uomini. Seguendo la prescrizione, ecco, della retorica classica, alla lusinga Beatrice fa seguire l'appetizio, cioè fa seguire la richiesta di soccorrere, attenzione, questo è un verso fondamentale, l'amico mio e non dell'avventura. Innanzitutto c'è l'articolo determinativo, non un amico, l'amico mio e non dell'avventura, diciamo, non del sabato sera, una persona importante per me. Guardate che questo è l'indizio chiaro di un'esperienza d'amore consumatasi sulla terra, ma che è ancora viva, vivace, nel ricordo della beata Beatrice. Quella che sta parlando è una donna con il petto gonfio, con la voce che trema, con la trepidazione di chi ancora ama un uomo, altro che la Beatrice del Paradiso. È completamente differente questa. E poi chiede a Virgilio di soccorrere l'amico suo e non dell'avventura con la tua parola ornata e con ciò che mestieri al suo campare, cioè con la persuasione di cui è capace la tua poesia altissima ornata e con tutto ciò che serve a salvarlo. Cioè Beatrice ci tiene, Dante non deve morire. Questo è un verso che ci spiega anche come mai Beatrice sia ricorsa a Virgilio. Aiutalo con la tua parola ornata. Dante scrive versi e quindi si sentirà sodale di un altro poeta. Ma non solo, sappiamo benissimo già dal primo canto che Dante si è sempre ritenuto, diciamo, discepolo di Virgilio, alla cui autorevolezza, alla cui bellezza dell'eloquio certamente sarà sensibile. E Virgilio come risponde a questa richiesta di aiuto di Beatrice che era partita con quella lusinga altissima? Dice, tanto mi aggrada il tuo comandamento che l'ubbidir se già fosse me tardi. Bellissimo, cioè qui Dante sta rispondendo frase su frase con delle vette veramente inarrivabili quasi. Cioè Virgilio dice, desidero talmente esaudire ciò che vuoi, il tuo desiderio, che se anche lo avessi già fatto sarebbe comunque in ritardo. Una cosa strabiliante. Questa è una frase altamente sofisticata, oltre che bella, che rimanda al linguaggio della poesia cortese, dove
Il cavaliere si metteva a completa disposizione della propria dama, dove la sua più alta ambizione non era acquistare la gloria conquistando città, ma esaudire il desiderio della propria amata. Nella grandezza di Dante, che è una grandezza fatta di tante cose, ecco, però c'è anche questo. C'è anche questo. Cioè Dante scrive una poesia moderna, una poesia nuova, all'interno della quale comunque continua a scorrere il sangue della poesia precedente, delle tradizioni precedenti, che Dante riutilizza e che Dante fa rivivere in forme completamente nuove. Questo è Dante. Comunque, Virgilio, prima di partire per la sua missione, no? Beatrice dice, vai, soccorrilo con ciò che puoi, perché è in grave pericolo. Prima di partire per questa missione, chiede a Beatrice come mai abbia consentito lei, una beata, di scendere lì all'inferno, dal tuo beato scanno. Inferno che è un luogo inospitale, è un luogo a lei nemico. E lei risponde che noi beati siamo resi da Dio tali, ecco, che la miseria dei dannati non ci confonde, dice fiamma desto incendio non ci assale, né le fiamme dell'inferno ci possono fare nulla. Noi beati sappiamo che bisogna avere paura solo di ciò che fa male agli altri. Bellissimo, tutto un altro modo di pensare, no? E poi racconta della catena di tre donne che si è innescata, che si è attivata per salvare Dante. E racconta quindi che la Vergine Maria, mossasi a compassione per il pericolo mortale che stava attraversando Dante, ai piedi della montagna, le tre fiere davanti, la selva oscura dietro, che cosa fa? Chiede a Santa Lucia, a cui Dante era particolarmente devoto per via di una malattia agli occhi poi risolta, di soccorrere il suo fedele. Santa Lucia che cosa fa? Santa Lucia va direttamente da Beatrice e la informa che colui che cantando il loro amore si era alzato al di sopra di tutti gli altri poeti, adesso aveva bisogno di lei immediatamente. E quindi Beatrice dice... mi sono precipitata da te, Virgilio, fidandomi di te e del tuo parlare onesto che onora te e quel che udito l'hanno. Cioè, confidando nella capacità di persuasione della tua alta poesia che onora non solo te, l'autore, ma tutti quelli che la ascoltano. E qui segue, diciamo, un altro colpo da maestro, una mossa di seduzione femminile tra le più indovinate. Virgilio dice che poscia che m'ebbe ragionato questo, gli occhi lucenti lagrimando volse. Cioè Beatrice fa seguire la sua richiesta di soccorrere Dante da uno sguardo, diciamo, implorante con gli occhi pieni di lacrime. E guardate che anche qui siamo entrati veramente nel campionario, ecco, dei gesti della tradizione letteraria erotica che dalle composizioni francesi, diciamo, del XII secolo, passa per la scuola poetica siciliana, primi del 200, e approda allo Stil Novo, dove i gesti della donna, gli sguardi della donna, più che le sue parole, sono eloquenti trasmettitori di desideri. E in questa trappola sofisticata e tutta femminile, ecco, il grande Ovidio, diciamo, l'esperto della seduzione, non ci sarebbe cascato. Nei suoi Remedia Amoris avverte l'innamorato e dice non farti commuovere dal pianto delle fanciulle, non farlo, ut flerent oculos erudire suos, perché hanno addestrato i loro occhi al pianto, lo fanno apposta. Quindi, però Virgilio, abbiamo visto, con le donne non è che ci sa fare molto, e in più è di una generazione più giovane.
Quindi non ha letto niente, ecco, del suo collega e non si può giovare dei suoi consigli e quindi insomma davanti a quello sguardo da cerviatta, insomma, con gli occhi pieni di lacrime, diciamo che si scioglie come un ghiacciolo, diciamo, su una panchina il 15 di agosto, insomma. E Virgilio dice quindi a Dante, abbiamo finito, quindi mi sono precipitato da te. Dopo che Beatrice mi ha guardato con quello sguardo, mi ha implorato, mi sono precipitato qui. E ti ho salvato da quelle tre fiere che ti stavano ostacolando la salita al monte. Quindi ancora, perché continui a dubitare della buona riuscita, del buon esito del tuo viaggio, anche se impegnativo? Poscia che t'hai tre donne benedette, curan di te nella corte del cielo. E il mio parlar tanto ben ti promette. Cioè, perché dubiti ancora dopo che tre donne di quella stazza, ecco, fanno il tifo per te dal paradiso e dopo che io ti ho promesso di farti da guida? È chiaro. Vi sarete accorti che qui Dante ha concluso il suo disegno, incominciato piano piano, con discrezione, all'inizio del canto, ha concluso il suo disegno per, diciamo, proporsi come un profeta, come un eletto, cioè come colui che come Enea, che come San Paolo, ecco, deve svolgere un ruolo provvidenziale. La Madonna, Santa Lucia, Elisabetta ne sono garanti. Il rinvigorito proposito di Dante adesso a intraprendere questo viaggio, ecco, è descritto da una delle similitudini più delicate, una tra le più famose di tutta la commedia. Quali fioretti dal notturno gelo chinati e chiusi, poi che il sol in bianca si drizzan tutti aperti in loro stelo, tal mi feci io di mia virtute stanca, e tanto buono ardire al cor mi corse, che cominciai come persona franca. Cioè, come i fiori al mattino li troviamo chiusi, piegati per il freddo, sembrano morti, ma non appena vengono riscaldati dal sole, diciamo, recuperano il loro vigore e subito si raddrizzano, come il giorno prima, sui loro steli, così, dice Dante, capitò al mio proposito di fare questo viaggio che si era infiacchito, che si era indebolito, che stava sparendo. Cioè, dopo le parole, dopo le assicurazioni, dopo la spiegazione di Virgilio, ecco, tornò rinvigorito come lo era stato all'inizio. Il canto si conclude con due attestazioni lapidarie ma molto importanti. Dante comunica a Virgilio che ormai adesso ha capito tutto. Le sue deboli forze non c'entrano, questo viaggio lo può fare perché la grazia gli darà la forza di farlo. Adesso ha capito che questo viaggio deve farlo, quindi gli comunica che la sua volontà adesso combacia con quella di Virgilio e quindi con quella di Dio. Possiamo andare, siamo d'accordo. L'altra affermazione è quella che Dante attribuisce definitivamente il ruolo di guida a Virgilio. Questo ruolo Virgilio, se vi ricordate, se l'era preso lui all'inizio, alla fine del primo canto. Cioè, aveva visto Dante in pericolo di morte e gli aveva detto: vieni, ti porto io. Questa volta è Dante che lo riconosce così. Or va, cun sol volere d'ambedue, la pensiamo allo stesso modo, vai. Tu duca, tu signore e tu maestro. Duca, signore e maestro sono tre tra gli appellativi che ricorrono più spesso quando Dante nella commedia si riferisce a Virgilio. E sono icastici, sono fondamentali. Duca, sei la mia guida. Signore, a te obbedirò in modo incondizionato. Maestro, da te devo solo imparare. E poi il canto finisce in questo modo, dice: così li dissi, e poi che mosso fue, entrai per lo cammino alto e silvestro. Dopo avergli detto questo, dopo avergli assicurato che si poteva partire, ecco, mi incamminai per questo cammino difficile. Alla fine del primo canto,
c'era stata una partenza. Però Dante, possiamo dire, aveva lo zaino un po' troppo leggero. Era partito con Virgilio, cioè attrezzato della forza morale, attrezzato della ragione. E adesso lo scenario è completamente cambiato. Adesso Dante dà la sua cosa, la certezza che il suo viaggio è un viaggio provvidenziale, voluto da Dio. E lui adesso è un profeta. Lui ha un ruolo fondamentale da svolgere nella storia dell'uomo, esattamente come Enea, esattamente come San Paolo. Quindi qui possiamo dire veramente, comincia il viaggio, mentre io ho finito. Grazie mille. Lo giorno se n'andava e l'aere bruno toglieva gli animali che sono in terra dalle fatiche loro. Io, sol uno, m'apparecchiava a sostener la guerra, sì del cammino e sì della pietate che ritrarrà la mente che non erra. Oh muse, oh alto ingegno, or m'aiutate, oh mente che scrivesti ciò che ovvidi, qui si parrà la tua nobilitate. Io cominciai, poeta che mi guidi, guarda la mia virtù se l'è possente prima ch'all'alto passo tu mi fidi. Tu dici che di Silvio il parente, corruttibile ancora, d'immortale secolo andò e fu sensibilmente. Però, se l'avversario d'ogni male cortese fu, pensando l'alto effetto ch'uscir dovea di lui e il chi e il quale non pare indegno ad omo d'intelletto, che i fu dell'alma Roma di suo impero nell'empireo ciel per padre eletto, la quale, il quale, a voler dirlo vero, fu stabilito per lo loco santo, usiede il successor del maggior Piero. Per questa andata, onde li dai tu vanto, intese cose che furon cagione di sua vittoria e del papale ammanto. Andovvi poi lo vasta elezione per recarne conforto a quella fede che è principio alla via di salvazione. Ma io perché venirvi? O chi il concede? Io non Enea. Io non Paolo sono, me degno a ciò né io né altri il crede. Perché se del venire io m'abbandono, temo che la venuta non sia folle. Sei savio, intendi me ch'io non ragiono. E qual è quei che disvuol ciò che volle? E per rovi pensier cangia proposta, sì che dal cominciar tutto si tolle, tal mi feci io in quell'oscura costa, perché pensando consumai la impresa che fu nel cominciar cotanto tosta. Sì, ho ben la parola tua intesa, rispuose del magnanimo quell'ombra, l'anima tua è da viltade offesa, la qual molte fiate l'uomo ingombra, sì che d'onorata impresa lo rivolve come falso veder bestia quand'ombra. Da questa tema a ciò che tu si solve, dirotti
per ch'io venni e quel ch'io intesi, nel primo punto che di te mi dolve. Io era tra color che son sospesi, e donna mi chiamò, beata e bella, tal che di comandare io la richiesi. Lucevan gli occhi suoi più che la stella, e cominciommi a dir soave e piana, con angelica voce in sua favella: o anima cortese mantoana, di cui la fama ancor nel mondo dura, e durerà quanto il mondo lontana, l'amico mio, e non della ventura, né la diserta piaggia è impedito, sì nel cammin che voltè per paura, e temo che non sia già sì smarrito, ch'io mi sia tardi a soccorso levata, per quel ch'io ho di lui nel cielo udito. Or muovi, e con la tua parola ornata, e con ciò che mestieri al suo campare, l'aiuta, sì ch'io ne sia consolata. Io son Beatrice, che ti faccio andare, vegno del loco ove tornar disio. Amor mi mosse, che mi fa parlare. Quando sarò dinanzi al Signor mio, di te mi loderò sovente a Lui. Tacette allora, e poi cominciai. O donna di virtù, sola per cui l'umana spezie eccede ogni contento, di quel ciel ch'a minor li cerchi sui, tanto m'aggrada il tuo comandamento, che l'ubidir, se già fosse me tardi, più non te vuò caprirmi il tuo talento. Ma dimmi la cagion che non ti guardi dello scender qua giuso in questo centro, dell'ampio loco ove tornar tu ardi. Da che tu vuo saver cotanto addentro, dirotti brevemente, mi rispose, perch'io non temo di venir qua dentro. Temer si dee di sole quelle cose c'hanno potenza di far altrui male, dell'altre no, che non son paurose. Io son fatta da Dio, sua mercè tale, che la vostra miseria non mi tange, né fiamma d'esto incendio non m'assale. Donna è gentil nel ciel che si compiange di questo impedimento, ov'io ti mando, sì che duro giudicio lassù frange. Questa chiese Lucia in suo dimando e disse: or ha bisogno il tuo fedele di te, e io a te lo raccomando. Lucia, nimica di ciascun crudele, si mosse e venne al loco dov'io era, che mi sedea con l'antica Rachele. Disse: Beatrice, loda di Dio vera, che non soccorri quei che t'amò tanto, cusci per te della volgare schiera. Non odi tu la pietà del suo pianto? Non vedi tu la morte che il combatte sulla fiumana, ove il mar non avvanto? Al mondo non fur mai persone ratte
a far lor pro o a fuggir lor danno com'io, dopo cotai parole fatte, venni qua giù del mio beato scanno, fidandomi del tuo parlare onesto, che onora te e quei ch'udito hanno. Poscia che m'ebbe ragionato questo, gli occhi lucenti lagrimando volse, perché mi fece del venir più presto, e venni a te, così con me la volse. Dinanzi a quella fiera ti levai, che debbe il monte il corto andar ti tolse. Dunque, che è? Perché? Perché restai? Perché tanta viltà nel cuore allette? Perché ardire e franchezza non hai? Poscia che hai tre donne benedette, curan di te nella corte del cielo, e il mio parlar tanto ben ti promette. Quali fioretti dal notturno gelo, chinati e chiusi, poi che il sol l'imbianca, si drizzan tutti aperti in loro stelo, tal mi feci io di mia virtude stanca, e tanto buono ardire al cor mi corse, ch'io cominciai come persona franca. Oh, pietosa colei che mi soccorse, a te cortese ch'ubbidisti tosto e le vere parole che ti porse, tu m'hai con desiderio il cor disposto, sì al venire con le parole tue, ch'io son tornato nel primo proposto. Or va, con solo volere è d'ambedue. Tu, duca, tu, signore, e tu, maestro. Così gli dissi. E poi che mosso fue, entrai per lo cammino alto e silvestro. Grazie.